Ciao a tutti, bentornati su Stars and the City. Io mi chiamo Lia e mi occupo di astrologia evolutiva. Bentornati a questo oroscopo in chiave evolutiva della settimana dal 28 febbraio al 7 marzo. Scusate la mia voce, ma questo meraviglioso tempo di primavera anticipata risveglia un po' i pollini e le allergie. Allora, questa settimana ci occupiamo del cielo dal 27 marzo, dal 27 febbraio all'8 marzo e di tutti gli stravolgimenti che, come in cielo, così in terra, si stanno verificando sulla terra. Per chi capitasse per la prima volta su questo canale, prima di iniziare volevo ricordarvi di iscrivervi, di attivare la campanella se volete essere informati per tutti i nuovi video che usciranno dopo di questo e se questi contenuti vi piacciono condivideteli pure sui social così mi aiutate a far crescere Stars and the City. E adesso, dopo avervi ringraziato e soprattutto aver ringraziato non soltanto gli affezionati, ma i nuovi che sono sempre più numerosi su questo canale, passiamo all'analisi dei transiti che nell'introduzione, lo dico per i nuovi, è sempre un po' dedicata al panorama internazionale perché i movimenti celesti, come la stella cometa ai tempi dell'arrivo di Cristo sulla Terra, indicano forse più come dire, il trend generale della collettività, del pianeta Terra, dell'umanità, che forse le vicissitudini del singolo, no? Comunque, anche bene o male il riflesso è lo stesso perché così macro, così micro e come in cielo, così in terra. Quindi bene o male i transiti ci indicano la strada o comunque le simbologie, le competenze, le situazioni, il tipo di energie con le quali noi esseri umani in piccolo e in grande, quindi nelle piccole situazioni e nelle grandi situazioni, ci confrontiamo. La settimana scorsa avevamo dato uno sguardo alle tensioni fra Russia, Ucraina e Stati Uniti d'America. Avevamo detto che c'era una situazione nella quale Putin avrebbe avuto, diciamo, i transiti più dissonanti, avrebbe avuto transiti più dissonanti perché essendo una bilancia con diversi pianeti in bilancia, in questo momento subisce la quadratura di Marte. Dal 7 marzo invece Putin sarà quello che riuscirà a far andare le cose, diciamo, più a suo favore. L'altra volta, la settimana scorsa, avevamo ipotizzato che non ci sarebbe stato, probabilmente, almeno astrologicamente, un grande conflitto bellico. Perché? Perché solitamente con Saturno in acquario sicuramente ci sono delle lotte per la libertà nel mondo, è un transito che si verifica ogni 30 anni, però solitamente a scatenare proprio una guerra, no? Con bombe, bombardamenti, proprio artiglieria pesante, solitamente ci vuole una polarità di pianeti nel segno del leone, quindi ci vuole un Saturno in acquario, ipotizziamo, o comunque un Urano in acquario, insomma adesso abbiamo Saturno e una polarità di un pianeta altrettanto importante in Leone, perché l'asse della lotta tra libertà e potere è quella acquario-leone. E quindi con questo Giove in pesci, no, che abbiamo noi, molto umanitario, congiunto a Nettuno, l'ipotesi era che non dovesse accadere nulla di bellico, ma al massimo, che probabilmente questa guerra si sarebbe fronteggiata proprio con la chiusura delle risorse, delle materie prime, dei gas, del riscaldamento, del metano, della corrente elettrica, di cui la Russia è uno dei principali fornitori, no? Questo perché? Perché le simbologie legate al segno dei pesci, a Giove nel segno dei pesci, sono molto legate ai fluidi e alle risorse, no? Perché insomma il segno dei pesci è un segno in esaltazione di Venere, domiciliato da Giove, quindi indica la ricchezza. In realtà, in queste ore le cose sono degenerate, c'è stato un bombardamento, Kiev è stata letteralmente assediata dalla Russia, quindi ovviamente mi sono chiesta con quale transito astrologico questa cosa stava avvenendo, perché mancava quella polarità classica che è Acquario-Leone. La considerazione è d'obbligo, in realtà. A ben guardare, questo conflitto non è sorto questa notte. In realtà il conflitto fra Russia e Ucraina risale al 24 febbraio 2014. Quindi non è nato adesso. Ha
compie gli anni proprio casualmente, no? Si celebra un compleanno di questo conflitto, casualmente proprio c'è l'anniversario il 24 febbraio e nel 24 febbraio, e al 24 febbraio coincide insomma questo esito pesante. E quindi che cosa accade? Che Giove, casualmente, abbiamo casualmente questo conflitto, ha un sole, no? Nel segno dei pesci, nasce sotto il segno dei pesci, e il ritorno di Giove su quel sole non ha portato ad una chiusura, diciamo, del ciclo, ad una risoluzione, ma anzi ad un'espansione notevole della situazione. All'epoca del conflitto, il 24 febbraio 2014, pensate, il sole era in pesci e la luna era in sagittario. E oggi, 24 febbraio 2014, il sole è in pesci e la luna è in sagittario. Quindi una luna che indica un desiderio di invasione, no? Il sagittario noi sappiamo che è un come dire, un segno che spinge ad andare lontano, e ragazzi, non sempre ad ottave, alte. Che dire, all'epoca c'era un Plutone in Capricorno, oggi c'è una congiunzione Plutone-Marte-Capricorno, quindi finora è stata una cosa più silente, adesso c'è tantissima energia. Ci saranno delle tappe, ragazzi, è inutile fare l'analisi, la comparazione dei temi natali, ci sono delle similitudini molto forti, sole in pesci e luna in sagittario, c'è questa coincidenza fortissima, c'è questa coincidenza della data, cerchiamo di usare l'astrologia oltre che per la comprensione, anche per fare le previsioni. Abbiamo una luna nuova il 2 marzo in pesci su questo sole, no? Su questo sole Giove, su questa congiunzione, insomma, anche su questo compleanno. Quindi intorno al 2 marzo ci sarà un'evoluzione. Il 7 marzo Marte esce dal Capricorno, Marzo e Venere, il 6-7 marzo escono dal segno del Capricorno, entrano nel segno dell'Acquario, iniziano a favorire Putin e iniziano a togliere, come dire, energia, inasprire quindi le situazioni rispetto a Biden, invece, che in questo momento è sorretto, essendo uno scorpione con diversi pianeti in scorpione, in questo momento è sorretto dal sestile in Capricorno, dallo stellium in Capricorno composto da Marte, Venere e Plutone. E poi ho dato uno sguardo al terzo protagonista di questa situazione, che è il presidente dell'Ucraina, che si chiama Volodymyr, cioè un nome, Zelensky, no? Che è un acquario nato il 25 gennaio del 78. Il sole del presidente, il sole in acquario del presidente Zelensky è largamente congiunto al nodo nord di Putin. Questi sono proprio veramente persone che si sono tornate sulla terra, forse incarnate, no? Per chi ci crede, proprio per avere una nuova possibilità di cimentarsi con la libertà dei propri popoli e di darla ai loro popoli. Zelensky ha una luna, una dominante luna in Leone, che si congiunge squisitamente non solo al nodo sud di Putin, quindi ad indicare, no, un karma in comune abbastanza intenso legato al potere che viene da lontano, ma si congiunge anche a dei pianeti di Joe Biden e al nodo nord di Joe Biden, quindi è chiaro verso chi, dalla parte insomma di chi sta, no? Si sente molto protetto dall'America. Dal 7 marzo al 15 aprile, ma una congiunzione in acquario, Marte, Saturno, Venere, diventerà un po' problematica per Zelensky e per Biden, e in qualche modo Putin avrà più potere. Questo è, avevamo già ipotizzato che ci sarebbero stati degli animi esacerbati con la luna piena in leone, no? Molto ruggente sul nodo sud di Putin e sul nodo nord di Biden, e non avevamo visto la luna di Zelensky. E diciamo che ipotizzo che il momento clou, no? Di questo conflitto vada dal 7 marzo al 15 aprile. Poi il cielo ricambierà completamente, ci sarà un agglomerato di pianeti in pesci,
e con Marte in pesce, niente, è la guerra, è qualcosa di imprevedibile. Entrano in gioco tanti attori di cui no, di non tutti, no? Conosciamo come dire, il nome, la faccia, il viso, quindi speriamo che questa cosa arrivi, come dire, al suo acme, visto che tanto è iniziata, le cose per iniziare la ridiscesa devono bruciare la propria energia, quindi speriamo che arrivi al suo acme, e che quindi decresca velocemente, perda energia e si arrivi ad inevitabili accordi. Perché qui è una questione di accordi e sicuramente lo stellium in acquario di Venere, Marte e Saturno, quindi nel periodo dal 7 marzo al 15 aprile, anche l'Europa in qualche modo risentirà di questa situazione, verrà coinvolta, come se dovesse decidere in fondo da che parte stare, ragazzi. Perché l'Europa nasce con Saturno in acquario e il Sole in acquario, e quindi questo stellium Saturno-Venere-Marte ritorna per la prima volta su questa congiunzione e quindi ne altera inevitabilmente gli equilibri, no? Perché la mette alla prova, la verifica e le dà una nuova energia per iniziare. Come avevamo detto qualche video fa, alla luce di quello che l'avevamo detto, ipotizzandolo così, che qualche paese si sarebbe tolto che l'Unione Europea avrebbe potuto perdere dei pezzi, ragazzi, e nel riformulare il proprio equilibrio avrebbe potuto apportare proprio delle diversità territoriali, e quindi inevitabilmente alcuni paesi si sarebbero potuti annettere o togliere. Questo ancora non lo sappiamo. Chissà che cosa accadrà tra Russia e Ucraina nei rapporti con l'Europa. Potrebbe accadere questo. Poi stavo guardando la figura di Di Maio, che ovviamente è il ministro degli esteri, però ha avuto, insomma, no? Proprio stamattina è stato criticato da un ministro russo perché ha avuto un comportamento, come dire, insomma, che è dettato dall'inesperienza della sua giovane età, e comunque dall'inesperienza o dall'inconsapevolezza. Ed effettivamente stavo guardando che Di Maio, che è un cancro ascendente sagittario, e oggi c'era la luna in sagittario sul suo ascendente, personaggio pubblico, quindi ha avuto una ribalta, una risonanza internazionale, però in negativo. In negativo perché tutto il resto, insomma, non tutto, ma buona parte dei transiti all'interno del suo pianeta sono dissonanti, e quando abbiamo dei pianeti dissonanti tendiamo a dare il peggio di noi. Quindi Di Maio, che è un cancro con luna in cancro, subisce l'opposizione dello stellium in Capricorno, del severissimo stellium in Capricorno, composto da Venere, Marte e Plutone, che sta trasformando e selezionando tutto. Sta proprio facendo una pulizia, una selezione, chi è adeguato sì, chi non è adeguato no, e sicuramente nei confronti di chi ha dei valori importanti nel segno del cancro, in Ariete, in Bilancia, sta portando a galla tutta una serie di inefficienze, no? Proprio affinché mostrandole anche al mondo, quando poi fai un ruolo del genere, tutta una serie di inefficienze che devono venire a galla anche per essere corrette, anche per prenderne atto. Quindi, oltre a quel fortissimo, selettivissimo e tostissimo, esigentissimo stellium in ottava casa, che è in ottava casa di Di Maio, lo stavo guardando prima, povero. No, in seconda casa, tra la prima e la seconda casa, ragazzi, c'è questo stellium, no? E quindi sta mostrando chi è veramente questo personaggio, cosa è capace di fare, e poi, migrando nella seconda, quanto riesce veramente come dire, a fare le cose seriamente. Nel contempo c'è un Saturno in acquario, che è in seconda casa ed è opposto ai pianeti in leone di Di Maio, che sono Mercurio e Venere. Ragazzi, tradotto, questo
Questo avvenimento scatenante potrebbe innescare tutta una serie di conseguenze per questo personaggio politico che stiamo attenzionando perché in questo momento è il ministro degli esteri e quindi ha un ruolo, seppur marginale, anche no, nella cooperazione, cioè anche in queste tensioni, in queste grandissime tensioni internazionali. Vista quella congiunzione Saturno-Venere-Marte nel suo secondo settore, opposta ai pianeti in Leone in ottava, che è la politica, potrebbe andare incontro tra il 6 marzo e il 15 aprile ad ulteriori contestazioni e in qualche modo dovrà, non lo so, pagare le conseguenze di alcuni errori. Quindi in qualche modo potrebbe anche iniziare un momento, non lo so, ragazzi, la fine del mandato o comunque delle gravi contestazioni. Qui lui ha un Plutone in undicesimo in Scorpione, per cui cerca di cadere sempre in piedi perché ha sempre degli appoggi potenti molto interessanti, che quindi lo proteggono dalle cadute. Però quel Plutone risente di una opposizione larga di Urano, ma c'è ancora, quindi forse non lo possono aiutare quando la fa troppo grande, insomma, lo possono proteggere fino a un certo punto. E quindi, insomma, l'eventualità, la possibilità è che cambi anche il ministro degli esteri, no? O comunque che ci siano riguardo a questa figura delle grandi tensioni proprio tra marzo e aprile. Gli va dietro Conte, che è un leone, con altri pianeti in leone, lo stavo guardando prima, adesso stringo, poi magari lo guarderemo con c'è tempo, insomma. Gli va dietro Conte perché avrà delle opposizioni importanti anche lui tra il 6, 7 marzo e il 15 aprile con quello stellium in acquario contro i suoi pianeti in leone. E anche lui potrebbe arrivare alla fine di una collaborazione, di uno stare in un partito, di un ruolo. Insomma, ci sono dei cambiamenti molto grandi come dire, nel panorama politico sia nazionale che internazionale da qui a un mese e mezzo. Quindi rimaniamo sintonizzati e verifichiamo che cosa accadrà. Noi intanto speriamo tutti veramente che questa situazione rientri il prima possibile, che la luna nuova del 2, che è prossima, inizi già a portare una luna nuova in pesci, no? Molto, molto umanitaria, molto di unione, non di divisione, possa spegnere gli animi e ce lo auguriamo tantissimo. E adesso andiamo a guardare nelle nostre singole vite, segno per segno, che cosa compongono, che cosa portano questi transiti, ma dopo la sigla. Cari amici dell'Ariete e dell'ascendente Ariete, questa settimana la luna nuova nel segno dei Pesci sarà una luna da voi molto sentita, molto introspettiva, che magari si vedrà poco fuori, però sarà molto sentita, ragazzi, proprio a livello di terremoti interiori, possiamo dire di terremoti emotivi e terremoti psicologici. Questi i terremoti sono fisiologici ad un discorso di rinascita, cambiamento e rinnovamento che voi state per iniziare, state compiendo. Adesso siete dei bruchi che stanno per diventare farfalle perché l'11 maggio 2022, due numeri maestri, 11 e 22, Giove entra nel segno dell'Ariete. Questo lo sottolineo per tutte le persone che capitano per la prima volta su questi video, sono molte, quindi è d'obbligo, oltre che a ringraziarle, a darle il benvenuto, anche spiegargli questa cosa. Giove, dopo 12 anni, torna nel segno dell'Ariete, quindi per tutte le persone che hanno il sole nel segno dell'Ariete e l'ascendente nel segno dell'Ariete, ci sarà una sorta di rinascita. Una sorta di rinascita, la chiusura di un ciclo che è iniziato nel 2011, quindi fate attenzionate questa data e cercate di ricordare all'epoca che cosa accadde.
Sì, all'epoca i transiti, diciamo il ciclo che è iniziato, non è stato molto favorevole, questo possiamo dirlo. C'erano delle dissonanze, Giove si congiunse ad Urano, ragazzi, in Ariete, nel marzo 2011. Giove aveva appena fatto il suo ingresso nel segno dell'Ariete, quando anche Urano, che è uno scatenatore, come dire, di incidenti, insomma di cose impreviste, poi in un segno abbastanza bellicoso e marziano come quello dell'Ariete. Quindi ci fu questa congiunzione e poi questa congiunzione Giove-Urano in Ariete che doveva scardinare, no? I pianeti in Ariete danno sempre inizio a qualcosa di nuovo, proprio qualcosa di nuovo anche attraverso una sorta di distruzione, insomma, di crash test abbastanza bellicoso, perché non è un segno tranquillo il segno dell'Ariete e quindi neanche Giove si riesce ad esprimere in tutta la sua magnificenza. Anzi, amplifica un po', come dire, queste valenze, queste simbologie di lotta, di conflitto, di rinascita, però sulle macerie di qualcosa di vecchio, visto che c'era la congiunzione con Urano che porta, come dire, la modernità, il futuro, però in Ariete, anche a colpi, no, di cannone. Infatti ci furono dei conflitti, iniziarono, non fu un periodo tranquillo e soprattutto la congiunzione Giove-Urano ad un certo punto si scontrò con Saturno in bilancia, quindi sicuramente se fate mente locale converrete che il 2011 non deve essere stato un anno tranquillo. Quel ciclo adesso si conclude perché Giove nel frattempo ha camminato, ha percorso l'intero zodiaco, quindi è entrato in Toro, Gemelli, Cancro, ha fatto tutto il giro e adesso è nel segno dei Pesci, che è il segno conclusivo, è un segno a voi molto caro per quanto riguarda la vita interiore, perché corrisponde più o meno alla vostra, non più o meno, corrisponde alla vostra simbolica dodicesima casa, che è l'inconscio, la vita interiore, la fede, gli arieti che se ne dicano, anche se fanno tanto le persone molto forti, molto rudi, molto coraggiose, che non si scalfiscono, che non hanno paura di niente, hanno un'interiorità e una vita spirituale e anche una fede che a volte è nascosta, ma è molto forte e li guida spesso. Quindi trovare degli arieti intuitivi, dalla sensibilità, dalle percezioni simili a quelle dei pesci, non vi deve sbalordire perché hanno un bagaglio interiore da questo punto di vista notevole. E però ci sono dei momenti in cui la vita materiale vi chiama sul campo e anche per un lungo periodo vi dimenticate, può capitare che vi dimentichiate della vita interiore. E se lasciate nel vostro inconscio, inascoltate tutta una serie di cose, anche una serie di dispiaceri, di dolori che forse non avete elaborato, di distacchi, perché voi siete orgogliosi, amate mostrarvi forti, ma ragazzi avete un cuore. Se c'è in questo bagaglio interiore tutta una serie di bocconi mandati giù, ma non elaborati veramente, li state sicuramente già percependo con Giove, da quando Giove è entrato nel segno dei pesci, perché li sta espandendo per farveli vedere, per farvene prendere atto e per farveli affrontare, no? Con questa luna nuova cambia qualcosa, nel senso che potrebbero venire ancora a galla, ancora più a galla. Oppure il malessere, la tensione, la marea emotiva, l'ondata emotiva può diventare talmente forte che succede qualcosa nel senso che o chiedete aiuto perché è talmente forte che avete bisogno, chiedete sempre aiuto quando la cosa è ingestibile, dovremmo farlo anche quando le cose non sono gestibili, ma a volte per questioni di tempo e anche di risorse economiche non ci è possibile. Però non negatevi in momenti come questo, no? Con quattro pianeti congiunti nel segno dei pesci in un settore così introspettivo ed importante per il vostro equilibrio, non negatevi questa possibilità, perché ho ricevuto un sacco di messaggi privati nei quali Ariete ed ascendente Ariete mi parlavano di uno sbrocco, di non riuscire più a contenere le emozioni. È normale, tecnicamente l'astrologia trova una spiegazione, una corrispondenza precisi, però quando una cosa viene a galla è perché è il momento di affrontarla. Di affrontarla perché? Perché fra 3 mesi sarete pressoché rinati, ma non si può rinascere se non ci liberiamo definitivamente di qualcosa che proprio non va più bene. Ok? Quindi questa luna nuova porterà una svolta che poi
Ripeto, può essere una svolta introspettiva come quella che vi ho detto, quindi fatevi aiutare, iniziate una terapia, un percorso, quello che volete. Oppure, ragazzi, qualcosa di nascosto o dentro di voi, che forse negavate anche a voi stessi, viene fuori. Può trattarsi di un sentimento, può trattarsi di un sogno rivelatore. Ricordiamoci che è un agglomerato di pianeti nettuniani a quel livello. Può veramente portare sogni premonitori, rivelazioni, intuizioni, folgorazioni. Cioè, uno si alza una mattina e dice: io questa vita, per esempio, non la faccio più. Possiamo dire che il cambiamento è adesso. Voi potreste segnare il cambiamento nel giorno 2 marzo 2022, perché sentirete un'energia che vi porterà a cambiare qualcosa della vostra vita, e poi con la luna piena del 18 marzo in Vergine, tutto quello che verrà fuori il 2, che voi macinerete, rimuginerete, ponderete per 15 giorni, il 18 potrebbe diventare qualcosa di concreto, potrebbe diventare un cambiamento concreto. Quindi questa è una luna molto forte, non mi stupirei se magari vi sentiste nervosi, veramente in balia delle emozioni, o se dormiste poco. Quindi magari veramente in questa settimana non prendete cose eccitanti, non prendete nervini, non prendete troppi caffè, troppi tè, perché sarà un momento in cui il vostro vulcano interiore vi parlerà, perché deve iniziare la trasformazione. Avete ancora gli ultimi sgoccioli, Venere e Marte su Plutone nel settore delle aspirazioni. Voi avete già iniziato un percorso nel quale state cercando di cambiare vita, lavoro, magari liberarvi di qualcuno che vi ostacolava nella carriera, oppure di recuperare qualcosa dal passato che vi siete resi conto di aver sbagliato a lasciare indietro. Si sono mosse tante cose, è come se per realizzare i vostri nuovi sogni e per scoprire quello che avete veramente dentro negli ultimi 5 mesi, è come se aveste giocato ad una scacchiera, a scacchi con qualcuno, no? Vi foste trovati davanti ad una scacchiera. Adesso, questa settimana, siete alle ultime battute, e poi ci sarà una sorta di illuminazione. Vi state preparando alla rinascita, i transiti tutto sommato sono buoni, perché quello stellium di pianeti in pesci, Sole, Luna, Giove e Nettuno, comunque fa un aspetto discreto, no? Positivo, con Venere, Marte e Plutone in Capricorno, e anche con Urano. Quindi questa intuizione fondamentalmente porterà dei cambiamenti molto positivi nella vostra vita lavorativa e nelle entrate, quindi nel materiale, nel mondo pratico, nelle entrate, e vi sentirete anche molto più indipendenti. Entrate nell'ordine di cose che forse però lascerete nel passato qualcosa o qualcuno. Fatemi sapere nei commenti come va. Un grande in bocca al lupo, e passiamo agli amici del Toro e dell'ascendente Toro. Cari amici del Toro e dell'ascendente Toro, questa settimana la luna nuova nell'amico segno dei pesci è molto molto positiva. Abbiamo già parlato nelle scorse settimane di tutto questo agglomerato di pianeti in pesci, in un settore che per voi porta amicizie e porta nuove amicizie o ritorni importanti, magari di persone che non vedevate davvero dal 2010, no? O dal 98, addirittura anche prima. 98, 86, 74, 62, questi sono i ritorni di Giove nel segno dei pesci. C'è un movimento molto interessante appunto per le amicizie, per l'entourage, grandi cambiamenti nell'entourage, chi va, chi viene, quindi annessioni, disconnessioni. È proprio il caso, come dire, di usare questo termine, perché i pianeti in pesci fanno sì, tutti questi pianeti in pesci, Sole, Giove, Nettuno, e adesso anche la luna nuova nel 2, portano proprio una connessione tra le persone. Una connessione che, come ripeto, e lo ripeto, come ripeto da alcuni video, e che ripeto per i nuovi, per le persone che capitano per la prima volta su questo video, chiude un ciclo nel settore delle amicizie, dell'entourage, del gruppo. Si chiude un ciclo iniziato nel 2010, e il ciclo, diciamo, di questi ultimi 12 anni è stato un po' destabilizzante.
Non è stato difficile che sia stato florido, ricco, in realtà è stato destabilizzante perché all'epoca Giove fece la congiunzione con Urano, una congiunzione non molto felice che ovviamente deve destrutturare, crashare il settore nel quale questa congiunzione si forma. Nel vostro caso le amicizie, anche la capacità di prendervi cura degli altri, la squadra, la classe, se siete degli studenti, i colleghi, se lavorate in gruppo. Ci sono stati molti crash test proprio a livello di intesa, di connessione, di visione della vita. E adesso, insomma, questa fase che potremmo dire di Repulisti in qualche modo si sta concludendo, se ne apre un'altra, potremmo dire che si apre adesso. Potremmo dire che per voi un nuovo fronte nel settore amicizie, entourage, squadra, colleghi si apre adesso il 2 marzo con la luna nuova, perché a Giove, Sole e Nettuno che già stanno lavorando per voi, quindi per far sbocciare nuovi semi, no? Per portarvi delle persone nuove con le quali essere più connessi a livello sia spirituale che emotivo. Arriva questa luna nuova che quindi fa uno switch, porta nu è una luna nuova, quindi porta energia, chiude veramente il vecchio, inizia il nuovo. Cosa può accadere? Beh, allora ragazzi, dipende da come ci arrivate, perché? Perché se non avete fatto una grandissima pulizia, e bene o male, chiudendo tutti e due gli occhi, vi siete tenuti, tra virgolette, dentro delle cose che non avete detto, avete continuato a frequentare persone che non vi piacevano, con cui non vi sentite più, insomma, vi sentite soli, non vi sentite più connessi, eccetera. Può essere che questa luna nuova, una volta per tutte, porti su quello che deve essere, no? Quello che deve essere detto o quello che Marina da molto tempo che è sottotraccia e che ovviamente se è una sottotraccia che gira, che si percepisce da tanto tempo, è densa di energia, no? Non è una cosa nuova e quindi può venire fuori tipo un geyser, tipo un'ondata emotiva e può rivelare quello che c'è sotto. Quindi, se non avete fatto coscientemente e coscienziosamente una sorta di pulizia, vi può portare questa luna nuova ad avere un'ondata emotiva, appunto, o vostra o di qualcun altro, che smuove le acque. Qui è proprio il caso di dire che smuove le acque e quindi che, togliendo il vecchio, farà spazio al nuovo. Se avete già fatto spazio, se avete già tolto il vecchio, arriverà qualche figura molto probabilmente positiva nella vostra vita, nel vostro entourage, che alzerà le frequenze, no? Che vi farà sentire meno soli, che inizierà a ridarvi anche fiducia e calore umano nelle amicizie. Sul fine settimana voi sentirete particolarmente, soprattutto la prima decade, l'ingresso di Venere e Marte tra il 6 e il 7 nel segno dell'Acquario. Nel Toro, nello specifico, oltre al settore amicizie, c'è anche qualche progetto. Voi state lavorando, avete in mente, avete il pallino di qualche progetto, insomma, di cambiare qualcosa nel vostro settore da fine dicembre 2020. E adesso che Venere e Marte si congiungono a Saturno in acquario, sul vostro medio cielo e che la Luna nuova, come dire, switcha i pianeti in undicesima, che oltre agli amici parlano anche di progetti, qui forse improvvisamente, dopo tanto mettere legna al fuoco che sembrava non ardere mai, qui improvvisamente arriva qualcuno e dà quel po' di energia per cui questa cosa parte e decolla. E quindi, in teoria, il momento è molto bello, ma anche molto stancante. Diventerà anche molto stancante. Sarà molto bello se aspettate dei ritorni o se aspettate di conoscere nuove persone, amici in comune potrebbero darvi delle buone notizie rispetto a qualcuno, oppure dalle amicizie, dal clan delle amicizie potrebbe uscire come un coniglio dall'uovo, non so, dall'uovo di Pasqua, una persona che magari c'è sempre stata, ma che non avevate o mai considerato o era impegnata o insomma vi siete trovati adesso. Qui c'è una sincronicità di frequenze, di complicità, di connessioni quasi magica.
È un periodo molto particolare, ma inevitabilmente è un periodo di grande cambiamento. Cambiano le vostre prospettive, cambiano come dire, la direzione anche nella quale andate, forse anche grazie alle nuove annessioni e ai nuovi incontri che fate, però c'è la possibilità di realizzare un grande sogno nel prossimo mese, mese e mezzo. Ovviamente non senza fatica. Si sa che ci sono dei toro che sono dei lavoratori indefessi e ci sono dei toro che invece, ovviamente essendo delle creature venusiane, amano una vita di piaceri e amano le comodità. In quel caso, ovviamente le dissonanze dall'acquario che portano un sacco di cose da fare contemporaneamente possono gettare nello sconforto il toro più venusiano, però insomma, se riuscite ad assecondare le richieste, le esigenze, se riuscite ad incanalare l'energia, ragazzi, un mese e mezzo, poi improvvisamente piomberà, come dire, non dico la pace, ma improvvisamente arriverà qualcuno che farà forse anche il lavoro per voi, però bisogna arrivare al 15 di aprile. Forse per il troppo lavoro, le relazioni stabili, le relazioni sentimentali, gli amori di vecchia data, forse per il troppo lavoro possono perdere un po' di smalto con questa luna nuova, no? Qualcuno potrebbe accusarvi di trascurarlo perché pensate sempre al lavoro e sempre agli amici. Quindi cercate di dare un colpo alla botte e un colpo al cerchio. Buon lavoro, un grande in bocca al lupo per le vostre annessioni e per i vostri progetti e passiamo agli amici dei gemelli e dell'ascendente gemelli. Cari amici dei gemelli e dell'ascendente gemelli, questa luna nuova del 2 marzo, una luna nuova in pesci, si compie, va a solleticare, diciamo, va a sviluppare, va a far switchare, svoltare uno stellium, cioè tre pianeti in pesci che voi avete in corrispondenza del decimo settore, che è quello della realizzazione personale. Molti di voi mi hanno già scritto che siete in fase di cambiamento e di rielaborazione del lavoro, no? Della carriera, proprio del percorso di carriera. Si chiude potremmo dire che con questa luna nuova del 2, si chiude un ciclo iniziato nel 2011, proprio un ciclo legato alla carriera, alle questioni lavorative, alle aspirazioni, e adesso vi trovate come dire, a perseguire, a proseguire l'evoluzione di quella carriera che ovviamente nella quale già siete instradati dal 2010 o anche da prima, però alcuni di voi invece si sono sospesi dal lavoro, si sono trovati in una fase in cui non gli hanno rinnovato il contratto. È normale che come dire, con un ritorno di Giove congiunto a Nettuno, no? In pesci, in un settore importante come quello della professione, della massima realizzazione professionale di una persona, si chiudano delle fasi di vita e insomma si aprano come magicamente all'interno di voi delle stanze, delle nuove stanze che magari erano state chiuse perché voi siete degli eterni adolescenti, quindi se non arrivate, se non vi fate guidare dai cicli di Saturno, che quando è favorevole vi regalano nuova maturità e stabilità, potreste avere delle stanze del vostro castello interiore che non aprite molto facilmente, insomma, di cui vi dimenticate l'esistenza. E sta sorgendo una nuova necessità, fare altro. Avere nuove prospettive, andare via, insomma, c'è chi si sta allontanando, chi parte, chi magari torna a casa. È un momento di svolte epiche, si apre una fase proprio lavorativa e professionale, ma anche personale, a 360 gradi, molto più completa, molto meno nervosa, molto meno stressante di quella che avete vissuto negli ultimi 12 anni. È una fase di vita che vi vuole completi, con la pace nel cuore, con una visione olistica della vita, spirito, mente, corpo, cioè tutto insieme. State arrivando alla consapevolezza che per stare bene non si possono ignorare alcune parti della vita, alcune parti di voi, l'interiorità. State rinascendo, qualcuno non vi riconosce più, state lasciando andare un sacco di cose, partendo
Parallelamente a questa cosa, a questo cambiamento interiore che è iniziato con Urano in Toro nel dodicesimo settore, che da anni sta destrutturando tutte le vostre certezze, quelle proprio più testarde, più obsolete, più granitiche, ma anche più inutili, più finte, il cambiamento però quest'anno si vedrà nel lavoro. Questa nel lavoro, nella professione, c'è cioè chi proprio cambia, facevo lo chef, adesso faccio il commercialista, non so, insomma, possono esserci dei cambiamenti di questo tipo e molti di voi stanno tornando a studiare, vogliono reinventarsi qualcosa, imparare nuove discipline e nuove conoscenze. Questa luna nuova porta una grande novità. Questa un grande inizio, proprio una nuova fase di vita che potrebbe corrispondere con delle notizie nuove. Delle proposte lavorative, delle idee, delle intuizioni, finalmente la presa di coscienza di un nuovo orientamento, perché molti erano disorientati, sì, voglio cambiare, non voglio più tornare alla vecchia vita, ma non so che cosa fare. Questa è una luna nuova, rivelatrice, ma potrebbe smuovere dei piccoli, grandi terremoti emotivi. Perché? Perché proprio vi farà sgorgare da dentro quello che desiderate, come se si toglie un tappo. Ascoltate le vostre emozioni, perché siete molto cerebrali, ma la direzione da prendere ve la dice il vostro cuore. Dovete ascoltarvi, ascoltare le vostre emozioni. Dove sentite passione, cuore che si allarga, leggerezza, entusiasmo, probabilmente la direzione è lì. Si inizia una fase che durerà 12 anni, ragazzi, davvero interessante, è davvero costruttiva, è molto più serena, è molto più equilibrata e completa, veramente non vi riconoscerete più e sulla fine della settimana, finalmente, dopo un po' di pesantezze, no? Perché siete stati a rimuginare, volenti o nolenti, sulla famiglia, sul passato, sull'eredità, sulle cose da fare, insomma, comunque è stato un mese e mezzo pesante. Da fine settimana Venere e Marte entrano nell'amico segno dell'Acquario, la prima decade nati in maggio, subito in questa settimana inizieranno a sentire un nuovo sprint, una voglia di crescere, probabilmente arriva proprio qualcuno che vi tende la mano e vi porta al di là di un vostro limite, vi porta a scoprire una nuova competenza, vi regala una nuova prospettiva del futuro, della vita e di voi stessi. Quindi è un momento davvero intenso emotivamente, sicuramente ci saranno delle grandi ondate emotive, non abbiate paura di scoprirvi perché poi si sa che il gemelli svolazza superficialmente, a volte non scende giù anche per timore, no? Di complicarsi la vita, di complicazioni, però non potete fuggire da voi stessi, quindi il momento di ascoltare il vostro cuore è adesso. Se ci sono state delle separazioni sentimentali, il ritorno di Venere e Marte congiunti trigono al vostro Sole riporta delle persone, riporta la pace dove non c'era, riporta qualcuno dal passato dove c'è amore e se non c'era più amore, invece di tornare agli ex, arriva qualcuno anche abbastanza improvvisamente che vi dà leggerezza, divertimento e stabilità nella stessa formula che sa già di miracolo di per sé. Quindi un grande in bocca al lupo, divertitemi, raccontatemi come vanno le cose, un grande bacio e passiamo agli amici del Cancro e dell'ascendente Cancro. Cari amici del Cancro e dell'ascendente Cancro, la situazione di pulizia etnica, come abbiamo iniziato a chiamarla, per voi, per quanto vi riguarda, fatta o subita, continua anche questa settimana. Però le buone notizie sono che, a parte il fatto che finalmente il 6 marzo, Venere e Marte usciranno dal segno del Capricorno, quindi smetteranno di fare opposizione e per tutte le persone che capitano per la prima volta su questo video, insomma, i Cancro e l'ascendente Cancro, quindi chi ha l'ascendente Cancro, hanno dal 4 novembre hanno avuto prima l'opposizione di Venere, quindi è iniziato un lento lavoro di allontanamento o subito o inferto o provocato da relazioni tossiche, amicizie, rapporti parentelari disfunzionali e anche da luoghi, anche lavorativi, ragazzi, o da società dove non c'erano da collaborazioni che
facevano star male, no? O comunque che non corrispondevano o che non davano un corrispettivo adeguato in termini di energia, di amore, di collaborazione, che poi è diventato ancora più intenso sotto Natale, dal 19 dicembre con la retrogradazione di Venere, perché Venere ha fatto prima una passata di 2 mesi, poi è tornata indietro in quelle situazioni dove le cose magari si erano intuite e però non si aveva il coraggio di procedere, quindi è riandata indietro. Poi in gennaio ci sono stati tutta una serie di pianeti retrogradi, c'è stato anche Mercurio retrogrado, quindi sono spuntate situazioni dal passato, c'è stata una consapevolezza maggiore. Chi non voleva portare consapevolezza ha dovuto accettare l'allontanamento, le verità, una nuova comprensione, un nuovo punto di vista delle cose, tutti molto realisti. Molto anche situazioni un po' dure, l'amara realtà, ragazzi, la dura realtà, che per il cancro, che è sempre così sentimentale, affettuoso e dolce, non è sempre graditissima, ok? Poi è arrivato Marte dal 24 gennaio e quindi l'ultimo percorso, l'ultimo pezzo di Venere in Capricorno è stato accompagnato da un Panzer, da un Bulldog, veramente, da una macchina da guerra che è andata a forzare, a crashare tutte quelle consapevolezze, cioè c'era chi l'aveva capito che non stava bene in una situazione o con una persona, ma non riusciva a fare marcia indietro o per qualche ragione non riusciva a sottrarsi o a mettere paletti, a imporre la propria volontà, insomma a farsi rispettare. Con Marte è chiaro che dal 24 gennaio ad oggi molte situazioni sono saltate e quelle che erano già saltate, se con Marte non c'è stato un ritorno, probabilmente si sono ulteriormente allontanate, si sono ulteriormente allontanate e quindi magari chi non sentiva più una persona da tempo ha saputo che nel frattempo magari si era impegnata. Ok. Ovviamente, cari Cancro, nello specifico prima e seconda decade adesso, ma da fine mese anche la terza proprio pienamente, prima e seconda decade sono già in una fase di grandissima ripresa, di grandissima ripresa, perché parallelamente a ciò che i pianeti in Capricorno toglievano, è arrivato Giove a dare, Giove in Pesci, no? Quindi in ottimo aspetto. Adesso Giove sta facendo sentire ancora di più la sua generosità. Perché? Perché il Sole è entrato nel segno dei Pesci, Giove sta iniziando a congiungersi a Nettuno, quindi c'è uno stellium, ci sono ben 3 pianeti a favore del segno del Cancro, dell'ascendente Cancro o di chi ha una luna in Cancro, ragazzi, che sono, diciamo, i punti più sensibili della personalità. Poi ovviamente Venere, Marte, no? Ci sono tanti altri pianeti in Cancro che ne risentono, ma sicuramente il nucleo principale della personalità è quello che riceve più energia, cioè più il pianeta personale più è favorevolmente interessato, no? Quindi il transito favorevole è più potente. Adesso abbiamo anche la luna nuova, quindi o ci sono vecchie situazioni del passato che si è capito possono essere recuperabili con un nuovo atteggiamento, con un nuovo modo di fare, con una nuova visione della vita, magari con un life coach che vi segue, insomma, con un punto di vista modificato, con una maturazione rispetto a quella spiegazione e in questo senso con la luna nuova in pesci del 2 che va ad aumentare la potenza dello stellium in pesci, le cose potrebbero ricominciare. E quindi possono sì esserci ritorni. La luna nuova in pesci avviene a cavallo fra la prima e la seconda decade dei pesci, quindi favorisce prima e seconda decade del cancro. Però, siccome la luna nuova, la luna in un giorno compie 13 gradi e non perde la sua potenza 3 o 4 o 5 ore dopo, come dire, la fase di luna nuova, è chiaro che nel giro di poco, quindi anche nella notte e nella prima mattinata del 3 marzo, che nel momento in cui la Luna raggiungerà la terza decade dei Pesci e quindi favorirà la terza decade del Cancro, siccome si congiunge anche a Nettuno, diciamo in questo compiere e attraversare il segno dei Pesci, fatto sta che ne risente anche la terza decade del Cancro, tanto più perché si congiunge a Nettuno e quindi la forza, oltre a essere congiunta al Sole e a Giove, si congiunge a Nettuno, quindi insomma è rafforzata e quindi le novità
I nuovi inizi valgono per tutte e tre le decadi, ragazzi. Quindi o si recupera qualcosa in una maniera migliorata ed evoluta, o arriva qualcosa di nuovo dall'esterno che finalmente vi dà quello che voi sperate. Però quello che arriverà di nuovo passerà sicuramente attraverso una nuova consapevolezza, cioè proprio cambiate dentro voi, vi si accende una luce, avete una comprensione maggiore, cambiate voi e cambia l'esterno immediatamente. È un riflesso, tutto quello che accade fuori è parte da un cambiamento interiore. Quando mi scrivete che non vedete cambiamenti, siete, diciamo, tra i segni che lamentano maggiormente questa cosa. Ragazzi, quello dipende da voi. Essendo il cancro o comunque l'ascendente cancro o la luna in cancro, dei valori molto legati al passato impediscono spesso, proprio per una questione di attaccamento emotivo, impediscono il cambiamento. Voi non volete lasciare andare vecchi modi di fare, vecchie emozioni, vecchie situazioni e quindi impedite l'evoluzione e i processi. Se non cambia niente dentro di voi, la realtà inevitabilmente non si trasforma e questo dovrebbe darvi la misura di quanto l'essere umano può essere più forte dei transiti. Per questo gli astri inclinano, ma è l'uomo che determina, perché quell'influsso è una spinta, è un vento caldo che ci indica la strada, ma se noi siamo ciechi e sordi alla novità e siamo tenacemente attaccati e disperatamente a volte attaccati ad una persona, a un luogo, ad una situazione che hanno finito il loro compito nella nostra vita, per il libero arbitrio che vige sulla terra, abbiamo il diritto di voltare le spalle al nostro karma e anche alle persone che ci stanno aspettando nel nostro futuro per rimanere dove siamo. Il libero arbitrio è questo. È questo, è avere un percorso stabilito e poi, mentre si è in gioco, quando si scende sulla terra e si incarnano quelle cose che erano state, come dire, accettate, no? Decise, stabilite nel proprio percorso, perché è una decisione che prende l'anima e non viene imposta, in quanto nell'universo c'è una grande libertà, una grande compassione e un grande amore per le anime. Una volta che un'anima si trova nel percorso, in un corpo umano, con le emozioni umane, può scegliere se voltare le spalle al proprio futuro o no. Ovviamente non è esattamente consapevole delle cose a cui rinuncia e non è esattamente consapevole che il percorso tracciato è stato deciso dall'anima stessa, no? Prima di iniziare il cammino. Però essendo l'universo pieno di compassione, di amore e di giustizia, permette anche questo, anche perché non dimentichiamo che è dagli errori forse che si impara di più, dall'osservazione dei propri errori e delle proprie mancanze, che si impara forse di più rispetto, magari no, ai successi. E quindi il cancro sta facendo proprio questo tipo di bilanci e laddove c'è un cancro leggero, leggero nel suo passato, nel suo rapporto con il passato e con l'emotività. Un cancro che ha lavorato sul suo emotivo e che è pronto a lasciare andare, è stato pronto a lasciare andare, sicuramente avrà già abbracciato le fantastiche energie, le fantastiche frequenze di Giove, e laddove non siete ancora pronti, o magari laddove c'è una terza decade che sta iniziando a sentire come uno spiffero di quello che poi Giove a fine, già fra qualche settimana, fra una settimana, inizierà a portare, anticipato dalla luna nuova in pesci, allora lì no, forse c'è ancora qualche resistenza, però questo è l'anno del cambiamento, dell'evoluzione. Ricordate che la vita è cambiamento, che le cose, tutto si trasforma, quindi non si perde niente, i ricordi non può toglierceli nessuno, però dobbiamo anche adeguarci, come dire, a noi stessi, cioè adeguarci a un percorso stabilito all'interno di noi e anche osservarci un attimino, no? Quando l'attaccamento è troppo forte. Dal 6 al 7 marzo Venere e Marte si spostano, escono da questa esigentissima fase di transito nel segno del Capricorno, entrano nell'Acquario e lì inizierà una rinascita secondo me pazza, folle, nel senso che lasciate le zavorre e non vi riconoscerete forse neanche voi. Inizia una fase molto
Ragazzi, all'insegna della libertà, inizia una fase di liberazione quantomeno interiore strepitosa che darà vita poi a maggio a qualche svolta epocale nella vostra vita, però arriviamoci passo per passo. Intanto godetevi questa favorevolissima luna nuova in pesci che vi porterà tante novità e raccontatemele nei commenti. Un mega abbraccio e passiamo al segno del leone e dell'ascendente leone. Cari amici del Leone e dell'Ascendente Leone, questa settimana con una nu luna nuova in pesci, congiunta al Sole, congiunta a Giove e subito dopo congiunta a Nettuno, in un settore come il vostro, che è quello dell'ottavo settore, potrebbe indicare una rinascita rispetto a tutti, diciamo, tutte le tribolazioni che Leone, Ascendente Leone, Luna e Leone stanno attraversando dal 20, 18 dicembre 2020, grazie all'opposizione di Saturno e Giove. Giove è andato via in acquario, in opposizione, è entrato nel segno dei pesci, ma rimane la grande opposizione di Saturno che ha lasciato la prima decade, adesso interessa la seconda e la terza e comunque abbiamo sempre la quadratura anche di Urano, quindi grandi rivoluzioni, grandi cambiamenti, grandi svolte di vita per Leone, Ascendente Leone e anche Luna in Leone. Come si può attuare questa sorta di rinascita? Abbiamo già detto che il Leone è in difficoltà da diverso tempo, ci sono storie che sono già finite, ci sono storie che reggono male ma sono in forte tensione, insomma, ci sono delle situazioni precarie. C'è chi vorrebbe fuggire, c'è chi vorrebbe recuperare. Cosa accade? Luna nuova in ottava casa, che è la casa, come dire, anche del mistero, del sesso, della rinascita. Quindi, o attraverso una nuova passione o una rinnovata passione, si inizia a comprendere quanto vale la pena di investire nel rapporto e quindi, dopo le consapevolezze che arrivano con il 2 marzo, dal 6, quando Venere e Marte si spostano in opposizione, quello stellium Venere-Marte in acquario che si crea nel vostro discendente, nel vostro settimo settore, rappresenta il grandissimo impegno che mettete voi e mette anche il partner per ricucire, ripristinare il rapporto. Parallelamente può succedere esattamente la cosa opposta, che questa luna nuova in pesci vi faccia sentire, percepire una consapevolezza, una voglia di rinascita che sia lontana da pesantezze, da rapporti ormai esauriti e il 2, il 3 arriva questa consapevolezza e poi il 6, il 7 marzo iniziano i dolori. Iniziano i dolori perché? Perché non basta Saturno nel settimo settore. Adesso lo raggiungono Venere che addolcisce tantissimo, ragazzi, quindi edulcora, rende le cose naturali e, come dire, emotivamente più educate. Non più educate, scusatemi, ma c'è il mio gatto che piange e si è messo a piangere proprio in questo momento, quindi lo prendiamo come un segno del destino. Così, un segno, no? Gli sciamani leggevano dalla natura, dagli animali, il gatto piange. Quindi o arriva Venere, no? Se arrivasse solo Venere su Saturno ci sarebbe un momento di, come dire, di ripristino delle intese. Il problema è che arriva anche Marte. Ora, una congiunzione Venere-Marte ha un carattere sentimentale abbastanza inequivocabile, si congiungono a Saturno che è il signore del tempo e del karma, o arriva un esito finale e quindi arriva, come dire, la fine del tempo che era stato destinato a questa relazione e quindi questa congiunzione inaugura una nuova fase per Leone, Ascendente Leone, in cui si sperimenta la libertà, perché qui stiamo parlando di pianeti in acquario, ok? Se non è libertà, quantomeno è caos, quantomeno si esce dai binari preordinati e prestabiliti del dominante Leone, Ascendente Leone e Luna in Leone. Quindi potrebbe anche essere, per dirla in soldoni, l'inizio della fine. Oppure, terza ipotesi, visto che la Luna nuova è nell'ottavo settore, insomma, che è quello del mistero, delle cose nascoste, sì, delle rinascite, ma anche dell'eros.
Beh, potrebbe accadere che arrivi una nuova conoscenza che colpisce, che scuote nelle fondamenta questo leone ascendente leone e che quindi inizi dal 6-7 marzo con quella congiunzione Venere-Marte in acquario congiunta a Saturno, una fase di caos nel quale il settimo settore, quello dei matrimoni, quello delle relazioni, può risultare un attimino caotico e trafficato. Oppure, terza ipotesi, il partner del leone incontra una persona e il 7, quindi la luna nuova nel settore delle cose nascoste, può indicare, no? Una sorta di tradimento. Ad ottave basse purtroppo è la casa dei tradimenti e Venere e Marte in acquario nel settimo settore del leone portano proprio, rappresentano l'entrata, la new entry di una nuova energia nella propria relazione. Quindi è un momento clou dell'opposizione, della lunga sosta di Saturno in acquario, è sicuramente un momento clou. Ce n'è stato un altro intorno al 15 aprile del 2020, tra il 15 aprile del 2020 e il 15-20 maggio del 2020, sapete che ci fu una congiunzione, però ovviamente Saturno lì era al grado 0, al grado 1, quindi la congiunzione di Marte nel segno fu molto veloce. All'epoca portò la fine del lockdown, quello zona rossa in tutta Italia, e la ripresa, no? Il ritorno alla libertà, no? Un po' caotica, un po' ovviamente disordinata, chi sì, chi no, chi non, una regione sì, due no. Questo è un po' il caos ad ottave basse dell'acquario, d'altra parte il rinnovamento, la rivoluzione, no? Questi sono transiti rivoluzionari, la rivoluzione passa anche, no, dal caos, anzi è fisiologico proprio, c'è un momento di caos prima che tutto prenda un ordine, ma è un momento molto prezioso perché è il momento in cui le energie si mischiano. Prendiamola così, senza stare a ideare degli scenari, a ipotizzare degli scenari, no, prestabiliti e magari anche banali. Diciamo che nel settimo settore, quindi nel settore degli altri, dei contratti, delle associazioni, dei matrimoni, per il leone, ascendente leone, arriva un'energia rivoluzionaria che è tempo che si compia. Perché? Perché anche questo leone e questo ascendente leone devono evolvere e devono, non possono, non si evolve, insomma, se si comanda sempre. Non si evolve se si è sempre, no? Se si ha sempre il polso della situazione, il pugno, non si viene contestati. Questa potrebbe essere, è una nuova energia, si può essere contestati, si può essere messi in discussione. Ovviamente basta non fare una tragedia e prendere il buono di tutto questo e comunque allenarsi alla tolleranza e alla flessibilità. Settimana nona sì, assolutamente periodone, vediamo insomma che Dio ce la mandi buona. In tutto questo i cambiamenti non è detto che siano esclusivamente nella coppia, ma possono rivelarsi a livello associativo e o lavorativo, perché nel frattempo, mentre un Saturno uraniano lavora nel settimo settore, che è quello dei contratti, delle associazioni, insomma delle collaborazioni, l'altra parte del pianeta in acquario, Urano, lavora, sgretola e mette in discussione le certezze illusorie e granitiche di un medio cielo in toro. Quindi grandissimi cambiamenti. Fatemi sapere che cosa accade perché c'è da prendere i popcorn. Un grande bacio, un grande in bocca al lupo a tutti questi leoncini e passiamo agli amici della Vergine e dell'ascendente Vergine. Cari amici della Vergine e dell'ascendente Vergine, per voi questa luna nuova, per voi questa settimana caratterizzata, interessata dalla luna nuova in Pesci, sarà una settimana, come dire, molto sentita, molto importante. Una luna nuova, nel discendente, quindi nel segno opposto al vostro, cosa che capita una volta l'anno. È già una luna che si fa sentire molto perché sposta l'attenzione da voi agli altri, alle relazioni, ai contratti, al matrimonio, a tutte alle associazioni, alle società, ai processi, se ce ne sono, se c'è l'intenzione di farli, delle questioni legali, a qualsiasi questione legale. Quindi è già molto importante. Se poi, quando questa luna molto importante, molto sentita, è una fase, diciamo, cruciale dell'anno, perché quando si fa una luna nuova o sull'ascendente o sul discendente o sul limum coeli, che è la cuspide della quarta casa, o sul medio cielo, è chiaro che
Le case più importanti del tema Natale ricevono una sollecitazione importante, l'energia si sposta in quel settore specifico e chiede un rinnovamento. La luna nuova, lo dice il nome stesso, porta ad una ventata di novità, è come quando si gira pagine, come quando si sposta uno slide. Se ovviamente ci sono lune nuove più sentite e lune nuove meno sentite, perché? Perché dipende anche dai pianeti con i quali la luna si scontra, si incontra o si congiunge nel cambiare le sue fasi, quindi nel percorrere nel giro di 28 giorni l'intero zodiaco. Questa volta questa luna nuova, già unica, no, nel suo genere per il 2022, si compie congiunta al Sole come tutte le lune nuove. Ma congiunta a Giove, quindi ragazzi, il pianeta è la grande fortuna, un grande espansore, e poi qualche ora dopo, no, del suo compimento, quindi delle 16:57 se non erro, nella tarda serata, inizia a congiungersi a Nettuno. Questo che cosa significa? Innanzitutto che l'energia, le attenzioni e le novità si spostano in maniera preponderante, no? In maniera sensibile sul vostro settimo settore e c'è un'evoluzione di qualche situazione oppure un cambiamento. Ora, abbiamo visto che la Vergine e l'ascendente Vergine, non solo Vergine e ascendente Vergine, perché forse io non scandisco e qualcuno mi dice: ma fai anche per gli altri fai anche la Vergine con gli altri ascendenti. In realtà, questo specifico oroscopo, queste specifiche previsioni riguardano il segno della Vergine e quelle persone che hanno l'ascendente Vergine. Se siete Vergine con ascendente Vergine, è chiaro che siete doppiamente coinvolti da queste previsioni. Quindi una nu luna nuova congiunta a Giove, congiunta a Nettuno, congiunta al Sole nel settimo settore chiede un rinnovamento, un'evoluzione, una nuova energia proprio in questo settore che è quello delle relazioni, dei matrimoni, dell'amore. E ovviamente i transiti fanno effetto su quello che trovano e quindi dipende da come siete arrivati a questo momento. C'è chi è alla fine di relazioni perché ha Marte, Venere e Plutone in Capricorno da mesi che stanno lavorando nel settore dell'amore e che quindi vi stanno dando la forza di liberarvi di cose che non vanno bene più, oppure vi stanno dando la forza, no, di chiudere definitivamente qualcosa, insomma. E quindi in questo caso questa luna nuova su Giove porta immancabilmente a voltare pagina, probabilmente a procedere per vie legali laddove il rapporto è ufficiale, oppure ragazzi addirittura vi porta direttamente un nuovo incontro, direttamente un nuovo incontro perché è tanta energia nel settimo settore, quindi come dire, preparatevi. In realtà però, anche se non vi siete completamente liberati da qualche situazione, potrebbero esserci novità che, a prescindere, oltre ai nuovi incontri, no? A persone particolari che arrivano nella vostra vita e segnano in qualche modo, dettano in qualche modo un cambiamento, se avete una relazione stabile, magari arriva qualcuno che vi aiuta e che vi consiglia anche come migliorarla. Se siete single, ovviamente può esserci non soltanto un nuovo incontro, ma anche una nuova consapevolezza o qualcuno che vi spiega come uscire, come risolvere, qualcuno che vi porge un aiuto, quindi vi insegna come uscire, come risolvere, come risolvere nella maniera migliore, quindi come coltivare nella maniera migliore le relazioni. Se aspettate, come dire, l'evolversi di procedimenti legali, di questioni, beh, questa luna nuova potrebbe segnare una svolta. Se avete delle intenzioni di fare dei cambiamenti lavorativi o se non vi trovate bene più nelle società di cui fate parte, insomma, no? Nelle quali siete entrati, beh, anche in questo caso potrebbero esserci, come dire, degli smottamenti. Ora, l'evoluzione, la voglia di cambiare, no? La novità ci stanno. Quello che è importante è gestire tutta questa emotività, tutta questa voglia di cambiamento nella maniera più saggia. Perché tanti pianeti in pesci per la Venere probabilmente sono poco gestibili, per la Vergine, scusate, ragazzi, sono poco
poco gestibili. Qui c'è o arriva qualcuno che vi turba emotivamente, o magari cerca anche di confondervi, o porta tutta una serie di atteggiamenti, magari fuori dalle regole o comunque fuori dalle vostre abitudini, che in qualche modo vi disorientano, ok? Ok, allora quindi c'è un cambiamento in questo settore, però dovete cercare di rimanere con i piedi per terra e non farvi disorientare. Quindi quello che dovreste coltivare, questo è un grande crash test rispetto alla centratura, perché la voglia di cambiare è tanta. Però non è detto che con tutta questa emotività, anche se per fortuna la terza decade è sorretta da Plutone e prima e seconda sono sorrette da Urano in Toro, insomma, la voglia di cambiamento è tanta, però non si può cambiare ad occhi chiusi. Cioè, la Vergine per fare le cose fatte bene deve avere, diciamo, tutto più o meno sotto controllo, quindi tutto chiaro, conoscere bene la situazione. Non fatevi mettere fretta, fatevi fregare, non fatevi disorientare da chi invece magari vuole fare tutto subito, vi promette mari e monti. Datevi il tempo di accertarvi. Questa è la chiave di lettura per uscire positivamente da tutta questa energia, da tutta questa emotività che non sempre gestite bene, nella maniera, sfruttandola e incanalandola nella maniera migliore. Quindi fateci sapere che cosa accade, un grandissimo in bocca al lupo, perché comunque questa è la luna nuova che chiude un ciclo, il ciclo di Giove in Pesci iniziato nel 2010. Quindi inizia una nuova fase decisamente positiva, ma che potrebbe avere necessità di tempi tecnici per inquadrare tutta la situazione. Quindi questa è la parola d'ordine: inquadrare e analizzare. Non vi buttate a capofitto, in bocca al lupo, occhi aperti, tanta lucidità e fateci sapere nei commenti come vanno le cose. Cari amici della Bilancia e dell'Ascendente Bilancia, questa settimana la luna nuova del segno dei Pesci si congiunge a Giove, ovviamente al Sole e a Nettuno in un settore che non è un settore dominantissimo del tema natale, non è l'ascendente, il discendente, il medio cielo o la quarta casa. Però, ragazzi, è una casa, la sesta, quella che in realtà poi governa tutta la nostra vita. Quindi c'è un cambiamento, un'evoluzione, una svolta, forse a 360 gradi, oppure riguarda soltanto un settore, comunque riguarda le simbologie della sesta casa. Allora, si chiude un ciclo innanzitutto con questa luna nuova, inizia la chiusura del ciclo di Giove in Pesci del 2010. Per chi si sintonizzasse per la prima volta su questi video, abbiamo Giove, che è il pianeta della grande fortuna, nel segno dei Pesci. È tornato nel segno dei Pesci dopo il 2010, quindi dopo 12 anni, e quindi inevitabilmente ritornando, come dire, su quella posizione, chiude un ciclo e ne inizia un altro che durerà altri 12 anni. Ora, con una luna nuova su Giove nella sesta casa, l'evoluzione avviene adesso, cioè la fine di quel ciclo inizia adesso, quindi adesso inizia il cambiamento, inizia una nuova fase che cambia le carte in tavola o che porta a compimento una situazione e ne inaugura un'altra, diversa, insomma, no? Con le stesse simbologie, ma magari viste da un altro punto di vista, intercettate da un altro punto di vista, e quello che riguarda e gli ambiti che vengono toccati da questa luna nuova sono il lavoro, il vostro stile di vita, la vostra personalità e le questioni di salute. Quindi poi ovviamente dipende da come una persona ci arriva, no? Quindi se noi abbiamo sempre trascurato la nostra salute, con Giove che già da un paio di mesi allarga il sesto settore, magari io sto esagerando, sto eccedendo, perché un Giove già porta agli eccessi, un Giove in Pesci è tutto un eccesso. Quindi io sto esagerando col bere, con il mangiare, magari con non fare niente, con l'esagerare con le medicine, magari che ne so, con l'alcol, con le droghe, insomma, con quelle che sono le mie abitudini, oppure sono particolarmente sregolato. Fatto sta che una luna nuova potrebbe portare, complice anche una dissonanza, dei pianeti in Capricorno, potrebbe portare, all'accentuarsi di questioni di salute,
causate dal mio stile di vita o al manifestarsi di quelle che magari erano delle situazioni latenti che io non avevo capito. Oppure, se invece io con Giove sul sesto settore da mesi mi sto prendendo cura di me, allora questa luna nuova non fa venire fuori a galla, no? Non inaugura un periodo in cui io dovrò prendermi cura di me stesso, ma invece sancisce la fine di un periodo in cui mi sono dovuto curare, prendere cura di me stesso e inaugura, come dire, una nuova fase di vita nella quale io ho imparato qualcosa, ho capito qualcosa e sono morigerato. Quindi per le questioni di salute è più o meno questo, a seconda insomma del vostro operato. Lavorativamente parlando, beh ragazzi, lavorativamente parlando ci sono dei cambiamenti, lavorativamente parlando ci sono dei cambiamenti e volendo potreste perdere un collega oppure potrebbe arrivare un collega. Sembra che ci sia un'evoluzione, un cambiamento rispetto alla situazione. Alla situazione che c'è stata fino alle giornate, diciamo del 2 più o meno. E quindi, oppure c'è l'evoluzione di un cambiamento che è stato preannunciato dall'ingresso di Giove in Pesci, quindi un cambiamento che voi avete iniziato a percepire, a snasare, a subodorare dal 30 dicembre circa. Quindi lavorativamente parlando, per quanto riguarda il lavoro, volendo avendo voi delle dissonanze di Marte, Venere, Plutone, magari voi potreste temere il peggio, no? Quindi un cambiamento in negativo. In realtà le notizie dovrebbero essere buone, il cambiamento dovrebbe essere di miglioramento perché dal 6 marzo Venere e Marte lasciano lo scomodo segno del Capricorno, vi entrano in acquario e quindi iniziano a darvi nuova leggerezza, nuova linfa, nuova libertà, nuove positività. Quindi può esserci un momento di disorientamento, però poi dal 6-7 marzo inizierà una fase grazie alla quale a un certo punto voi direte era meglio così. Quindi c'è assolutamente un miglioramento. Quindi miglioramenti dello stile di vita. Per quanto riguarda la vostra personalità, probabilmente siccome i pianeti in sesta casa indicano quella parte della personalità del soggetto che può creargli dei problemi, quindi la parte più scomoda, quella da limare se il soggetto vuole realizzare i suoi obiettivi, no? I suoi sogni e i suoi successi raccontati dalla decima casa, allora può essere che ci sia un momento di introspezione, un momento in cui uno si fa aiutare, un momento in cui una persona ha un chiarimento con un'altra, con una persona di famiglia, un collega, un partner, un amico. E vi viene esposta, no, tutta una serie di problematiche nei vostri confronti, quindi voi fate outing oppure capite, chiedete scuse, ok, potrebbe esserci un accomodamento da questo punto di vista. Ovviamente io sto prendendo in considerazione che voi siate ragionevoli perché stiamo parlando del segno della bilancia o dell'ascendente bilancia, che se non altro, no, performa. Tendono ad essere molto ragionevoli e disponibili e concilianti. Ovviamente ci sono anche le bilancia che fingono di essere concilianti, ma non lo sono, sono scompensate, no? Vivono le ottave basse del loro segno zodiacale, del loro ascendente, quindi vogliono continuare ad avere un certo tipo di operato, magari a non avere regole, no? Una sesta casa in pesci può indicare, no? Un po' vivere alla giornata in base agli umori, fare le cose che vengono in mente senza darsi una regolata, senza darsi una direzione, senza darsi una disciplina. Allora, in quel caso, dove manca disciplina, dove non si ha voglia di apportare, che ne so, migliorie allo stile di vita, alla salute, al carattere, oppure ci sono delle tensioni al lavoro che insomma, che vengono alimentate da quella parte della personalità che è poco utile, insomma, che invece come dire, vi danneggia in qualche modo, allora questa luna nuova potrebbe portare un esito, no? L'inizio di un esito finale, di conseguenze che ragazzi, di conseguenze che si sono accumulate nel tempo per tutta una serie di eccessi, sregolatezze, menefreghismi, mal di pancia, no? Umori del momento. Quindi
Sicuro, è un transito in realtà molto buono, nel senso che è una luna nuova, sestile a Urano e sestile a Plutone, che quindi è un transito buono. Però, ragazzi, i transiti buoni, se non trovano niente da far sbocciare, perché noi in quel settore abbiamo dato poco e male, allora non possono far altro che portarci come esito la fine di una situazione che noi abbiamo trascurato per insegnarci dalla prossima volta a fare meglio, insomma, no? Perché comunque i transiti sono sempre evolutivi e quindi sono positivi. È un transito positivo, se non ha nulla con cui premiarci, ci darà una lezione. Quindi fatemi sapere nei commenti che cosa sta andando, perché questa cosa per la bilancia è molto interessante. Vi ricordo comunque che dal 6 marzo inizia uno strepitoso trigono, quindi un aspetto positivo di Venere, Marte e Saturno, che durerà fino al 15 aprile, quindi si sistemeranno un sacco di cose. Alla fine troverete dei cuscinetti, sicuramente. Quindi voi cercate di approfittare al meglio di questo transito, no? Dandovi delle regole, sicuramente delle regole. Fatemi sapere nei commenti come vanno le cose. Un grande bacio e passiamo agli amici dello Scorpione e dell'ascendente Scorpione. Cari amici dello Scorpione e dell'ascendente Scorpione, questa settimana si compie una meravigliosa per voi tutti luna nuova nel segno dei Pesci, nel settore dell'amore, che inaugura, se non è già avvenuto, quello che Giove, insomma, sta promettendo per voi da un paio di mesi a questa parte, inaugura la vera stagione dell'amore, dei figli, delle soddisfazioni, del successo, ragazzi, anche del denaro, nel senso di vincite, oltre che di fortuna. Questa luna nuova si congiunge al Sole, ma soprattutto si congiunge a Giove, ovviamente poi nelle tarde ore della serata del 2 marzo si congiungerà anche a Nettuno, però la congiunzione con Giove, la perfetta congiunzione, scusate, con Giove, è chiaro che va a solleticare, va a stimolare, va a ampliare tutta la portata benefica di Giove stesso. Giove porta il cambiamento, ma soprattutto comporta il cambiamento dove c'è la fine di qualcosa, inizia. Della serie si chiude una porta e si apre un portone, cioè dove c'è una situazione che sta finendo, la vostra massima fortuna è proprio la fine di questa situazione, che magari non ha più benzina, non ha più carburante per andare nel futuro, e invece si deve inaugurare qui una fase di grande successo, di grande soddisfazione, di grande agi, di grande amore, di grandi passioni, di grande connessione emotiva, spirituale e di cuore, e quindi in quel caso può portare il cambiamento. Dove ci sono già delle situazioni dove c'è già un amore, dove ci sono tanti bei progetti, Giove, sollecitato soprattutto da questa luna nuova, porta il coronamento, porta il compimento della grande fortuna. E una cosa non esclude l'altra, oltre agli amori, alle passioni, alle convivenze, ai figli, ai progetti, no? Alla voglia di diventare una famiglia, la quinta casa, soprattutto quando viene attraversata dal pianeta della grande fortuna, porta i soldi, ragazzi, anche le vincite. Quindi io devo dirvelo, giocate responsabilmente, però questa può essere una settimana interessante, insomma, no? Per tentare la fortuna, e poi ovviamente ce ne saranno altre. Quindi è una settimana di svolte, di coronamenti, di successi, di belle possibilità, di tanta fortuna. Questo sole, questa luna, questa congiunzione sole, luna, Nettuno, Giove, forma ottimi aspetti anche con Urano nel settimo settore, quindi si velocizzano anche tante situazioni, non soltanto relazionali, no? Si risolvono anche delle questioni, si risolvono dei contratti, delle questioni legali, tutto ovviamente in maniera positiva, ragazzi, costruttiva, soprattutto laddove c'erano dei blocchi. Qualcuno potrebbe ricevere una proposta di matrimonio, qualcuno potrebbe proprio iniziare ad organizzare un matrimonio, ed avere anche delle belle notizie, delle belle proposte, anche veramente dal punto di vista contrattuale, e societario. Qui ci sono tante cose, tanta carne al fuoco, tante cose che
che iniziano a muoversi e c'è tanta positività. Sappiamo che venite da un periodo caratterizzato dai pianeti in Capricorno, Venere, Marte e Plutone, che vi hanno visti chiarire, trattare, fare carte burocratiche, fare domande, chi ha fatto dei concorsi, chi è stato trasferito, chi si è spostato. Adesso è il momento di raccogliere, di calmarsi, no? Di raccogliere i frutti, di calmare tutto questo moto perpetuo, tutto questo impegno che è durato diverso tempo, diversi mesi. Quindi adesso è il momento di raccogliere le soddisfazioni e di goderle. L'unica, come dire, nota di tensione, di fibrillazione è verso la fine della settimana, tra il 6 e il 7 marzo, l'ingresso di Venere e Marte nel segno dell'Acquario, quindi fanno ingresso nel vostro quarto settore, che è il settore della casa, della patria, della famiglia, e quindi qui iniziano a succedere tutta una serie di cose. Quindi dai semplici lavori di abbellimento, ragazzi, di ristrutturazione, qui si passa proprio anche alla possibilità di trasferirsi, di traslocare, di affittare un immobile, di venderlo, insomma c'è tumulto, c'è impegno, ci sono molte questioni all'interno delle vostre mura e oppure c'è proprio la possibilità non solo di un piccolo trasloco all'interno del vostro, come dire, della vostra location, della vostra base, però potrebbe esserci anche un allontanamento da casa, quindi un andare lontano, proprio un trasferirvi, oppure se siete già lontani, un ritorno. Potrebbe accadere questo. Quindi è una settimana molto intensa, molto movimentata, ma ragazzi, anche molto, molto fortunata. Se non ci fossero già progetti, se non ci fossero già progetti sentimentali, aspettatevi anche tranquillamente di avere anche dei colpi di fulmine, perché è una settimana davvero dove il vecchio si chiude un ciclo iniziato nel 2010 e dove il vecchio che non serve più resta nel passato e si inaugura una fase di fortuna, di svolte, di trasformazione, di cambiamento, che ovviamente inevitabilmente porterà anche dei movimenti, delle tensioni, dei cambiamenti, delle destrutturazioni, delle piccole rivoluzioni, chiamiamole con il loro nome, all'interno delle mura domestiche o rispetto, come dire, al vostro nido, ok? Se il cambiamento, no? Se tutti questi avete dei figli in età adulta, probabilmente questi cambiamenti, queste belle novità, questi colpi di fortuna, questi innamoramenti, questi progetti rosa per il futuro possono riguardare anche loro. Quindi è una cosa non esclude l'altra, quindi possono riguardare voi e possono riguardare anche loro. Quindi è una fase molto molto fortunata e non è detto che quel Marte in Acquario nel quarto settore crei tensioni e dissapori, ma soltanto, insomma, no, un'area di rivoluzione che ovviamente fa la differenza, insomma, non sono giornate in cui si sta in pancolle, magari no, a prendere il sole, ma sono giornate di impegno, proprio di adeguamento alla piccola, piccola, grande rivoluzione che avviene nelle vostre vite. Quindi un grandissimo in bocca al lupo per questa fantastica settimana, ovviamente è soltanto la prima, se ne inaugura un ciclo di tante settimane fortunate. Raccontatemi nei commenti che cosa accade, un grande bacio e passiamo agli amici del Sagittario e dell'ascendente Sagittario. Cari amici del Sagittario e dell'ascendente Sagittario, per voi questa settimana porta delle novità nel settore famiglia, dimore, immobili o patria. La luna nuova in pesci, potentissima, potentissima perché si congiunge a Giove, quindi sollecita, porta a galla, risveglia, amplifica il lavoro che Giove in pesci sta già compiendo dal 30 dicembre del 2021 nel vostro settore appunto. Della famiglia, delle radici, delle origini, del patrimonio immobiliare, del rapporto anche con i genitori, e quindi si amplifica una o più di una, delle simbologie che, insomma, abbiamo appena enunciato, abbiamo appena indicato. Si chiude intanto
in queste simbologie, quindi nel settore famiglia, nel rapporto con i genitori, rispetto alla patria, rispetto al paese d'origine, rispetto a qualche mobile, no? Si chiude un ciclo iniziato nel 2010. Questo lo sottolineo soprattutto per tutte quelle persone che capitano per la prima volta in questi video. E che magari non sanno, non ricordano che Giove ogni 12 anni ritorna nel segno dei pesci, cioè Giove ogni 12 anni torna su un segno, nel senso che impiega 12 anni a compiere l'intero ciclo zodiacale, quindi sta più o meno un anno in ogni segno. Quando ritorna dopo 12 anni sulla posizione precedente, stabilita, diciamo, sollecitata 12 anni prima, si chiude un ciclo, si fanno dei bilanci e se ne apre un altro. Cosa potrebbe accadere se ci sono delle questioni riguardanti i genitori, delle problematiche riguardanti i genitori, che in questi 12 anni, ma ovviamente anche nei 24, 36, dipende dalla vostra età, dipende dalla vostra vita, se ci sono delle problematiche con i genitori, questo transito di Giove, se quelle problematiche sono state affrontate, potrebbe aiutarvi a risolvere, a chiudere la partita e a liberarvi da alcune dinamiche, da alcune situazioni, da alcune questioni. Se le dinamiche non sono mai state affrontate o sono state affrontate male, potrebbero venire a galla. Parliamo sempre di un pianeta Giove che è nel segno dei pesci, quindi ha sicuramente una valenza di emotività irrisolta, quindi sicuramente di rapporti emotivi, può avere con sé per quanto riguarda i genitori come simbologia l'invadenza o l'assenza, perché comunque un pianeta un Giove scompensato, un quarto settore in pesci scompensato può indicare sia l'eccesso, quindi le esagerazioni emotive del segno dei pesci sia l'assenza di compassione. Quindi questo poi lo sapete voi, dipende dal vostro tema natale. Fatto sta che questo ritorno amplifica queste dinamiche affinché vengano prese, come dire, vengano alla luce, vengano risolte, vengano accettate e risolte. Se avete già fatto un lavoro, vi può aiutare a chiudere la partita. Se il lavoro l'avete ignorato, può amplificare la portata delle questioni. E ovviamente ci sono degli ottimi assist, per esempio c'è un ottimo sestile di Urano che vi può dare l'aiuto, la consapevolezza questa volta, magari rispetto agli anni precedenti, l'assist anche da parte di qualcuno che si rende utile e che vi aiuta a venire fuori da queste situazioni, a risolverle nella maniera migliore e quindi finché si chiudano definitivamente. Allo stesso modo, se state pensando di lasciare casa, se state pensando di lasciare una casa sia perché la volete vendere, sia perché volete trasferirvi, sia perché siete stati chiamati, visto che avete Saturno in acquario in terza casa, siete stati chiamati ad un trasferimento, ad un nuovo lavoro, no? Quindi non soltanto trasferirvi nel luogo di origine, da una casa all'altra, da una via all'altra, da un quartiere all'altro, ma anche da una città, da una regione, anche da uno stato. Questa può essere una settimana molto significativa da questo punto di vista, perché o arrivano notizie proprio inerenti alla necessità di spostarvi, oppure iniziano realmente i preparativi. Non tutti arriviamo a un appuntamento con un fenomeno celeste allo stesso modo, c'è chi ci mette un po' più di tempo, chi fa resistenza, chi non vuole lasciare, chi ha paura, chi invece è pronto a lasciare andare, quindi ognuno si trova in una fase diversa, ma comunque ognuno risente di questa energia, di questa spinta al cambiamento e soprattutto all'evoluzione e alla presa di coscienza anche di qualche energia che era, come dire, sotto traccia, latente, che viene fuori. Quindi cambiamenti, trasferimenti, oppure ragazzi, visto che stiamo parlando di pianeti nel segno dei pesci, può esserci anche con questa luna nuova l'eventualità che dobbiate prendervi cura della vostra famiglia, magari di un vostro familiare, o magari ci sono novità o per voi o per la vostra famiglia, quindi qualcuno che si sposa, qualcuno che si fidanza, qualcuno che è anche un familiare della famiglia d'origine, chi diventa papà, magari diventate zii, non, magari vi nasce un fratellino se siete giovani, magari i genitori vivono una crisi, oppure i genitori si rimettono insieme, oppure se avete genitori separati, un genitore potrebbe conoscere una persona importante con cui fare un percorso di vita e magari rendervi
più partecipi di questa novità. Le declinazioni sono veramente tante, però è il settore famiglia quello che attenziona la vostra energia. Le novità che avverranno quest'anno, l'anno prossimo, potrebbero sancire un cambio definitivo di situazioni, perché quello che Giove quest'anno anticipa, poi Saturno da marzo 2023 lo conclamerà. Se siete tra quelle persone che stanno aspettando delle notizie per un trasferimento, delle notizie di risposte di concorsi, di curriculum, di questioni del genere, sappiate che dal 6 marzo inizia una fase per cui se le risposte non dovessero essere arrivate, adesso arrivano alla spicciolata e saranno veramente tante. Quindi, se non è ancora successo niente, ragazzi, mettetevi nella frequenza, abbracciate il cambiamento, mettetevi nella frequenza e nella predisposizione giusta ad avere delle belle notizie. Se siete degli studenti o lavorate nella comunicazione, dal 6 marzo al 15 aprile ci sarà un periodo molto fortunato per tutte le prove, per tutte le risposte, per tutte le comunicazioni, quindi approfittatene. Io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo per questa settimana, fatemi sapere nei commenti come vanno le cose, un bacione e passiamo agli amici del Capricorno e dell'ascendente Capricorno. Cari amici del Capricorno e dell'ascendente Capricorno, questa sembra essere la settimana delle parole, la settimana delle comunicazioni, degli scritti, dei confronti, dei chiarimenti. È proprio la settimana dell'attività verbale per antonomasia. Allora, abbiamo già detto che avete Giove, Nettuno, il Sole dal 20 febbraio nel terzo settore, il settore delle comunicazioni, quindi sicuramente potrete confermarmi, scrivetemelo nei commenti se vi va, che più o meno dai tempi del vostro compleanno, quindi dall'ultima settimana di dicembre a tutta gennaio, c'è stato un focus su, appunto, sulle comunicazioni, sui chiarimenti, sulle lettere, sulle cose verbali. Magari avete fatto dei concorsi, magari state studiando molto. Di qualsiasi cosa si tratti, c'è stato proprio un incremento dell'attività, proprio della parola, dello scambio. Oppure vi si è presentato un interlocutore, no? Un interlocutore particolarmente stimolante in alcuni casi, oppure in altre faccende, se avete altri pianeti, magari nel segno dei Gemelli, della Vergine, del Sagittario, un interlocutore un po' dissonante, no? Un po' scomodo. Quindi sapete già, è difficile che voi non abbiate già chiara più o meno quale può essere la situazione alla quale dedicarvi particolarmente questa settimana. Questa settimana, il 2 nello specifico, con la luna nuova in pesci, questa situazione, questo interlocutore, questa fase di comunicazione, di studio, insomma, chiamatela come volete, subisce un'evoluzione, c'è cioè un cambiamento. Perché? Perché c'è questa luna nuova che solleciterà la cosa, quindi o si arriva nella fase clou, o se è un'iniziativa da parte vostra, questa iniziativa può risultare, può rivelarsi sia promettente, nel senso che ha un suo proseguo, oppure se non ha senso o comunque qualcosa che non è adatta per voi, può trovare anche la fine, no? Perché tutte le iniziative, come dire, sono promosse, sono mosse da un'intenzione che può essere nella direzione giusta e nella direzione sbagliata. Quindi c'è qualcosa che inizia o che finisce, inizia se deve essere affrontata o che finisce. Un malinteso, un chiarimento, delle prove scritte, delle risposte, degli esami, degli orali, insomma, tutte anche un sentirvi con delle persone. Qualsiasi cosa che riguardi proprio lo scambio di comunicazioni scritte e orali con qualcuno. Quindi, se c'è la fine di questa cosa, ovviamente, se era una cosa che vi fa piacere, è un regalo di Giove che l'abbia fatta finire. Se è una cosa che invece a cui tenevate e che speravate, approfittate sempre del fatto che avete Giove nel terzo settore e che i giochi non sono chiusi. Quindi prendete atto della direzione magari sbagliata o della modalità e correggete il tiro. Quindi questa è più o meno la direzione,
la direzione da prendere e il modo per sfruttare al meglio le circostanze, questa energia che si muove. Parallelamente a questa luna nuova, che secondo me a chi aspetta delle notizie sarà molto forte, sarà portatrice, sarà foriera di novità, a seguito, diciamo, di quello che intorno alle giornate del 2 marzo vi arriva, poi ci sarà una questione pratica ed economica o personale che vi vede coinvolti, perché a seguito di questa notizia, a seguito di questa comunicazione, tra il 6 e il 7 marzo, Marte e Venere escono dal segno del Capricorno ed entrano nel segno dell'Acquario. E lì dovrete investire. Sarete chiamati a prendere una decisione, a vedere, a valutare se investire i vostri beni, una parte di liquidi o le vostre determinate risorse, che possono essere delle risorse personali, proprio in termini di energie, di forza, di impegno, di resistenza, di contributo, per creare qualcosa, no? Per investire verso qualcosa. Cioè, quindi sarete chiamati probabilmente a prendere una decisione sul fatto di prendere un impegno oppure no. Se non c'è qualcosa che vi riguarda, come dire, in prima persona, potrebbero esserci in questa settimana anche delle spese. Quindi, se non dovete impegnarvi in qualcosa in cui potete scegliere, potrebbero esserci delle spese o degli investimenti che potrebbero essere richiesti, diciamo, dai figli o per un amore. O addirittura, se nel frattempo magari complice questo sestile di Giove nel segno dei pesci, vi siete formati, avete preso delle abilitazioni, siete stati promossi a qualcosa, allora forse state investendo per iniziare un'attività, perché questa è un'altra delle grandi possibilità che il Capricorno sta affrontando e sta valutando, soprattutto in questi tempi di grande cambiamento, di grande cambiamento che passa anche attraverso il lavoro. C'è qualcosa che un barlume, qualcosa che vi è arrivato l'anno scorso e che adesso forse vi sentite di mettere in pratica. Per quanto riguarda le questioni sentimentali, se qualcosa si era aggiustato, se c'era stato un trend di ripristino o di tranquillità o di nuove conoscenze dal 24 gennaio a questa settimana, sappiate che sul finire di questa settimana, quindi tra il 6 e il 7, inizierà una fase nella quale sarete forse più impegnati a fare altro e quindi inizierà una fase che potremmo registrare, potremmo definire un po' meno dolce, un po' meno stabile e un po' meno costruttiva di quella che avete vissuto prima. Non sono esclusi incontri. Non è detto che con una dissonanza, diciamo, Marte-Venere-Urano non si vengano esclusi gli incontri. Il panorama non è piatto, però potrebbero esserci delle idiosincrasie, delle tempistiche un po' alterate, magari poco favorevoli, per vedere tutte le volte con facilità e con naturalezza tutte le volte che vorrete la persona che magari vi interessa. Quindi un po' di misunderstanding temporali, un po' di sfalsamenti no, delle probabilità, delle buone opportunità. Però anche in questo periodo possono esserci per voi, non lo dimenticate mai, degli incontri destinati ed importanti che avranno bisogno, no, di molto impegno, magari, ma giusto in queste settimane, nelle prossime settimane, poi diventerà tutto molto molto più dolce, ma magari avranno bisogno di un rodaggio in queste settimane. Fatemi sapere se fate incontri destinati, perché siete molto predisposti, grazie al nodo nord nel quinto settore. Un grande in bocca al lupo e passiamo agli amici dell'Acquario e della Ascendente Acquario. Cari amici dell'Acquario e dell'Ascendente Acquario, dopo una ruggente e forse destabilizzante luna in Leone, luna piena in Leone della scorsa settimana,
che ha messo in discussione alcune certezze, alcuni rapporti, alcune collaborazioni lavorative, alcuni matrimoni, alcuni contratti di lavoro e forse un po' tutto il vostro modo di rapportarvi agli altri questa settimana per tutta una serie di cose che poi si sono innescate a seguito delle giornate della luna piena in Leone. Questa settimana siete, come dire, chiamati a dimostrare quante risorse avete, quanto potete contare realmente su voi stessi e se invece ci sono delle cose da aggiustare proprio in termini di dipendenze, magari affettive, emotive o di dipendenze da abitudini, da sostanze che vanno un attimino ridimensionate. Perché? Perché c'è una luna nuova nel segno dei pesci, nel vostro secondo settore, congiunta a Giove e poi in serata congiunta a Nettuno, proprio il 2 marzo, che è proprio il settore che vi fa valutare quanto siete, quante risorse avete, quanto siete dipendenti o indipendenti da situazioni emotive, affettive e da vizi, ragazzi, da vizi, da sostanze, perché? Perché già la seconda casa ci racconta le dipendenze che abbiamo. Avere nell'oroscopo eliacale una seconda casa nel segno dei pesci. Indica che comunque abbiamo tutta una serie di dipendenze, di bisogni legati a sogni, no? A un mondo onirico, a tutta una serie di bisogni, di realtà immaginate, di desideri che possono magari spostare il nostro baricentro. Quindi con questa luna nuova, se c'è stato un eccesso, come dire, in questa direzione, nel senso che io spendo e spando per dei bisogni, non ho la gestione delle mie risorse, ho delle dipendenze che stanno prendendo il sopravvento nella mia vita. Con questa luna, già Giove sicuramente nell'ultimo mese e mezzo, due, ha amplificato questa tendenza e la luna nuova potrebbe portarmi ad un risveglio dal sogno verso la realtà. Perché? Perché i pianeti in pesci fanno anche quello, no? Cioè i pianeti in pesci creano una dimensione nella quale non siamo propriamente consapevoli di quello che magari siamo, facciamo realmente, perché? Perché viviamo in un nostro sogno, in una nostra dimensione onirica. Quando questa cosa però, oltre ad essere un rifugio temporale, si fa prendere la mano. Allora, magari ci sono dei transiti, soprattutto quando una persona ha Saturno, il signore del karma, sul sole o sull'ascendente, arriva il momento di svegliarsi un attimo, quindi di tornare con i piedi per terra. E questa luna nuova potrebbe inaugurare questa fase di grande crescita che ovviamente avviene non disgiunta dagli altri passaggi celesti, ma dal fatto che Saturno sta toccando dei punti importantissimi del vostro essere, che sono il Sole in Acquario o l'ascendente in Acquario ancora di più, ne risente ancora di più, o anche la Luna in Acquario, che non ho scritto, ma che comunque è inevitabile menzionare, e quindi è un momento di esito, no? Di valutazione di se stessi, di comprensione di chi è, di chi si è, che cosa si fa e se va bene così o se bisogna aggiustare il tiro. Quindi è una settimana di presa di coscienza, è una settimana di presa di coscienza, di risveglio dalla realtà e ci sarà il tempo, diciamo, le stelle danno il tempo nelle giornate del 2, del 3 di prendere atto, di riflettere, no? Di risvegliarsi un attimo da questo, come dire, piccolo shock, piccolo risveglio emotivo e poi nelle giornate del 6 e del 7, Marte, Venere entrano nel segno dell'Acquario. Quindi l'energia cambia completamente, resteranno nel segno dell'acquario fino al 15 aprile, quindi avete 37 giorni circa, se non erro, di tempo, un mese abbondante, una quarantina di giorni, tanto è solitamente il transito di Marte in un segno, se non ci sono retrogradazioni, avrete in questo tempo l'occasione, l'energia, le opportunità per cambiare
la direzione, la vostra direzione, quindi cambiare, apportare dei cambiamenti necessari alla vostra vita, dei cambiamenti che sono la conseguenza di una maturazione, la conseguenza di un percorso. A livello pratico, quindi non soltanto con gli esempi che ho fatto, nel senso che bisogna risvegliarsi, bisogna magari capire che si sta esagerando in una situazione con una sostanza, a farsi dei film magari raccontandosi che quella persona ci ama, invece quella persona c'ha la sua vita, per dire, no? Tutte queste ipotesi, a livello pratico, una luna nuova in pesci nel secondo settore su Giove, che parla anche di entrate economiche con Saturno. Su Sole o ascendente potrebbe anche capitare che cambiate lavoro, che un lavoro, che un ruolo arrivino al suo termine, no? Perché Saturno è il signore del karma, ma anche il signore del tempo, e che dobbiate cercare che quella luna nuova porti quindi un cambiamento di entrate, una fonte di denaro diversa che voi che o avete già o che dovrete iniziare a cercare da questa luna nuova. Quindi non è soltanto un cambiamento interiore quello che Saturno vi chiede, che solitamente è un pianeta molto denso, molto concreto e più che le chiacchiere vuole i fatti. Il cambiamento è un cambiamento proprio della materia, no? Quindi prima la comprensione di questa cosa e poi il cambiamento delle situazioni. Quindi io ipotizzo che proprio in questa settimana, dal 6 al 7, soprattutto dal 2, ma soprattutto a livello pratico, nelle giornate dal 6 al 7, voi cambiate direzione lavoro. Poi c'è anche un Urano in quarta casa, quindi potreste cambiare città, proprio trasferirvi, cambiare casa, quartiere. Ci sono dei grossi cambiamenti e sappiate che il clou del 2022 per voi inizia adesso, quindi fino al 15 aprile. Fatemi sapere, raccontatemi che cosa succede, se volete condividerlo, visto che l'acquario a volte ha bisogno magari, no, di scrivere in privato, però siccome siete scrivete tantissimo, io vedo che le persone che hanno l'ascendente acquario, il sole in acquario, la luna in acquario, siete degli scrittori veri ragazzi, dovreste avere un blog, cioè voi dovreste veramente condividere nei social tutto quello che scrivete a me. Mi scrivete veramente tanto e io non riesco proprio per questioni di tempo a rispondere a tutti e anche a leggere in realtà tutto perché scrivete veramente tanto. Se ve la sentite, volete creare un momento di condivisione che possa essere realmente utile e letto da altre persone, scrivetelo nei commenti di Instagram, anche qui sotto ai video. Proprio per creare uno scambio, perché voi siete delle persone che hanno bisogno della condivisione, dell'attenzione dell'altro, anche per conoscervi, no? E quindi è giusto che lo facciate, nei termini in cui ci sia tempo e disponibilità da chi è sulla vostra frequenza d'onda e che riesca a darvi la giusta attenzione. Quindi se volete, magari più, quando sentite il bisogno veramente di sfogarvi, di scrivere delle cose, no? Molto corpose, se vi va e ve la sentite, desiderate attenzione reale, cercate di scriverla nei commenti e nei post di Instagram, magari non in privato, perché sono delle questioni che richiederebbero veramente tanto tanto tempo, che io purtroppo non ho. Quindi buona settimana, fate il punto della situazione, scegliete consapevolmente e nella maniera, diciamo, più adatta a voi la direzione da prendere e un grandissimo in bocca al lupo. Cari amici dei pesci e dell'ascendente pesci, questa settimana, che in questo anno e in questo mese che è già di svolte, questa settimana le svolte si fanno sentire ancora più forti. Come dico sempre, quindi questo vale anche per voi, nei 10 giorni prima e nei 10 giorni successivi al compleanno si verificano le cose più, gli avvenimenti più determinanti, le circostanze che poi dettano un po' il trend di quelli che saranno i 365 giorni che verranno, no? Perché voi nel compiere gli anni, questo è il mese del vostro compleanno, avete il sole che ritorna sul sole di nascita e quindi sì, cioè il vostro capodanno è adesso. Nel compiere questo ritorno sul sole, il sole determina una serie di avvenimenti in base ai pianeti che trova, no? Intorno al sole o comunque nel cielo. Nel compiere questo recap si inaugura appunto una tendenza. Quindi
Già questo accade normalmente a chiunque, quindi a prestare attenzione ai 10 giorni prima e ai 10 giorni dopo per capire come sarà l'anno che verrà. Se quando se una persona compie, fa il compleanno, compie gli anni con Giove sul Sole, è chiaro già che questo è un anno di raccolto o un anno di svolta, di grande cambiamento. Oh, anche di entrambe le cose, prima si raccoglie e poi si dice, vabbè, questa me l'ho fatta, adesso ne faccio un'altra. Se nei giorni del compleanno c'è anche una bellissima luna nuova, congiunta al sole ovviamente, quindi c'è un incontro proprio di maschile e di femminile, di completamento nel segno dei pesci, quindi proprio un raggruppamento della comprensione, un sentire il bisogno di unire queste due energie, no? Quindi un momento di integrazione, congiunti a Giove, che poi la luna nuova nella serata, no? Nella tarda serata, nella notte, non del 2, tra il 2 e il 3, farà anche la congiunzione con Nettuno, che è la psiche, la comprensione, la condivisione del tutto, beh, noi possiamo dire che questa sarà una settimana illuminante. Ragazzi, una vera settimana illuminante di svolta, di comprensione e poi di sgretolamento, no, nel vostro caso il termine più adatto è di dissoluzione degli attriti, no? Voi le cose le smaterializzate, si materializzano e si smaterializzano. Usate più o meno questo tipo di energia nelle manifestazioni, anche quando apparite e scomparite, no? Siete proprio dei manifestatori energetici da questo punto di vista. Quindi questa sarà una luna, una settimana di svolta, di comprensione, di riunificazione delle energie del maschile e del femminile e dunque di un nuovo inizio. Sentirete proprio se avete degli attriti con persone dell'altro sesso oppure sentirete la necessità magari di in qualche modo di risolverle, di scioglierle oppure avrete una settimana nella quale sarete molto chiamati a guardare a vostro padre, a vostra madre, al loro rapporto, al rapporto che voi avete con il sesso opposto, a riflettere sulle dinamiche di coppia, ragazzi, sulle dinamiche di coppia, il ritorno di Giove, no? Sul sole ogni 12 anni, è chiaro che porta spesso e volentieri delle svolte sentimentali. Per svolte non intendo esclusivamente il cambiamento, ma un cambiamento vostro rispetto all'amore che a volte coincide con il coronamento quindi di un percorso, perché io ero impegnata, però finora non me la sentivo, adesso con questo Giove ho la comprensione di quello che desidero, di cerco che cerco e di quello che ho e allora lo celebro. Oppure ho la comprensione di quello che desidero, non è quello che voglio, quindi cambio. Oppure sono stato solo finora, ma adesso con questo cielo illuminante, con questi transiti celesti, sento finalmente di aver fatto pace con il mio passato, quindi esco dalla mia solitudine e vado verso la coppia. Quindi a più strati, in base a diverse simbologie, proprio partendo dalla coppia, dal padre e dalla madre, dalle famiglie, dal maschile e dal femminile, da quello che volete, ci sarà un'integrazione. Poi inizierà, quindi si inaugura, forse, non forse, molto probabilmente si inaugura la nuova fase di Giove in Pesci, perché come dico sempre, ma che ripeto, uno per ricordarvelo e poi per tutte le persone che capitano per la prima volta su questi video, quando Giove ritorna su una posizione, su un segno zodiacale, siccome è una cosa che fa ogni 12 anni, perché tanti sono gli anni in cui Giove impiega a compiere tutto il ciclo dello zodiaco, quando Giove ritorna, per esempio adesso nel segno dei Pesci, chiude un ciclo iniziato nel 2010. Perché? Perché nel 2010 c'è stato l'ultimo transito di Giove. Infatti vi ricordo che se volete vedere tutti gli anni in cui Giove è tornato su se stesso e quindi ha chiuso e aperto nuovi cicli, sulla pagina Facebook e sulla pagina Instagram di Stars and the City trovate le tabelle di Giove in Pesci, ho messo anche Giove in Acquario se andate molto molto giù e c'era anche Giove in Ariete che magari rimetto in questi giorni. Quindi si chiude un ciclo iniziato nel 2010, ma forse anche un ciclo che po si potrebbe riproporre, un ciclo iniziato nel 98, nell'86, nel 74, nel 62, 63.
e nel 50, se non erro, e andando ancora indietro. Trovate tutto sui social, trovate la tabella sui social. Quindi si chiude un ciclo e se ne apre un altro. Nello specifico, siccome Giove è entrato nei pesci il 30 dicembre e la luna nuova in pesci c'è stata, c'è adesso, c'è questa settimana, il 2 marzo, possiamo ipotizzare che dal 30 dicembre al 2 maggio ci sia stato una sorta, Giove abbia compiuto una sorta di recap di tutti questi 12 anni, no? Quindi avete fatto un bilancio, avrete lasciato qualcosa nel passato, avrete quindi aperto delle stanze da guardare per il futuro, delle stanze della vostra interiorità, della vostra vita. Ci sarà stato un upgrade, un cambiamento, un qualcosa, una trasformazione e adesso l'energia dice che siete pronti, più o meno pronti, a iniziare la nuova fase. Iniziare una nuova fase. Avrete la completa, come dire, percezione. Svolgimento, sviluppo di questa fase, nuova fase di Giove che inizia da adesso, quando ci sarà la luna piena in pesci sotto il segno della Vergine, quindi dobbiamo aspettare settembre o fine agosto, settembre, non sono andata a guardare, ma solitamente la luna piena in pesci, non solitamente, la luna piena in pesci avviene quando c'è il sole in Vergine, come adesso c'è, ci sarà la luna piena in Vergine, ci sarà il sole in pesci, quindi vabbè, questi sono i luminari che si scambiano i favori, quindi ci sarà una nuova fase che inizia adesso e che avrà il 2 marzo e avrà un pieno sviluppo col Sole in Vergine, quindi alla fine dell'estate, quando avremo la Luna piena in pesci. Ma insomma, arriviamoci nel frattempo, godetevi questa svolta, questi nuovi amori, questi compimenti, questi cambi di status, questi progetti di vita, questi cambiamenti epocali che vi portano a fare progetti completamente diversi, questa piccola rivoluzione che se non la sentire, che se non verrà percepita dal 2 marzo, la percepirete sicuramente da tra il 6 e il 7 marzo, scusate, quando Marte e Venere entreranno in acquario e inizieranno a farvi, come dire, a farvi essere un po' scalpitanti, no? Perché? Perché l'energia deve portare alla rinascita e quindi inizia quel momento di fermento interiore che non sapete, non sa magari ancora non vi sentite pronti di comunicare all'esterno, ma che poi diventerà parte del tutto, quindi mega, mega settimana di grandi svolte. Fatemi sapere nei commenti che cosa accade. Buon compleanno a tutte le persone che compiono gli anni, a tutti i pesciolini che compiono gli anni questa settimana. Un grande bacio, ancora auguri buon compleanno, grazie per essere stati con me e ci sentiamo al prossimo video. Buona settimana a tutti.